Ciao ragazzi, non so se c'è qualcuno, non penso. Non penso. Aspettiamo che il bot mandi la notifica. Quando la manderà, se la manderà. Se non la manda entro 5 minuti, però la mando io perché mi ha un po' rotto il cazzo. Sto pensando di giocare mouse e tastiera stasera. Ma non ho messo su YouTube la terza parte, ora che ci penso. Vabbè, domani sistemo. Sì. Uè. Sì, dai, provo a giocare con mouse e tastiera. Non è che il pad mi abbia fatto innamorare. Non mi ci sono trovato bene col pad. Non troppo. L'altra sera che ho iniziato a cambiare un po' di comandi, sì. Sì, che ho messo lo sprint sul grilletto. Io veramente lo sprint con la pressione dello stick è una roba che non concepirò mai. Soprattutto se hai un pad con due tasti aggiuntivi, no? Questi qua. Almeno due. Secondo me in molti giochi uno è lo sprint e uno è il salto. Il salto poi è fenomenale. Se devi sparare, avere il salto dietro significa poter saltare, sparare o muovere la telecamera contemporaneamente. Col giroscopio attivo puoi saltare, mirare e sparare contemporaneamente. No, un attimo però. Giusto, sparando col grilletto dietro. No, stavo pensando a sparare e mirare contemporaneamente, che dovrebbe essere una cosa normale. Non mi ricordavo che ormai negli shooter si spara col grilletto. Ha anche senso. Ha già mandato la. Ah, minchia, meno male. 20:42, siamo in live da 4 minuti. Sempre. In realtà, meno di 4 minuti sembra che non ce li impiega mai. Io parto già a steccone, anche se non vedo ancora nessuno, perché sì, sembra un'ottima motivazione. Com'è il volume mio parlato? Va sul giallo, dovrebbe andare bene, quindi l'audio e tutto quanto. Ah già, che cazzo usa fare il pad che non ho attaccato. Premi un tasto qualsiasi. Gioca. Alien Isolation. Continua.
Scusate, birra e pizza. Tra l'altro tonno e cipolle, quindi la digestione potete immaginarla. Vi piace la maglietta? La vecchia maglietta che mi aveva regalato mio zio tanto tempo fa di GTO, molto molto bella, non l'avevo mai messa perché mi stava larga, mi sta ancora larga, ma fa niente. Allora, devo fare un pezzo veramente antipatico. Non conosco bene i tasti con mouse e tastiera, ma ci proviamo. Dovrebbe essere più semplice. Mi abbasso con C. Vai, questo lo lasciamo. Non ci sta nessuno. Ok, c'è la comunicazione. Iniziamo ad andare. Come cambierò le... Non è tenendo premuto... Ah, con Q. Uscito, vero? Però in teoria dovrebbe andare da quello che sta sparando. E invece... Oh, cazzo. Come si prende? Così. No, 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 no. Ben comincia. Ah, però l'approccio ci stava. Allora, una cosa. Ma come sei carica full? Ho sparato un colpo e riscarica prima. Non mi fa caricare. E si vede che ci sono almeno due colpi. Prima ho sparato un colpo e... Boh, dice che è full. No, non capisco, ragazzi, non capisco. Sto sbagliando strada, vero? Dov'è lo stronzo? Ecco, qua mi potrebbe prendere in realtà. Riccardo. No, ti ho bruciato. Ah, ok. Spavento. È sceso di nuovo. Ma vaffanculo, che spavento. Figa, non mi aveva mai seguito fin qua. Ciao Gobli. Ciao Kate. Oh, il sintetico non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo fin qua il sintetico. Mi ha spiazzato. Mi viene da premere la rotella per aprire questo affare. Come si farà a sport? Vattene a fare in culo. Mi fermo quando uso quello. No! Gesù! Merda. No, è scarico. No.
Salta giù perché non salti, perché non c'hai il salto, la funzione basilare. Questa scena di uccisione così alle spalle non me l'aveva mai fatta. L'ho sempre guardata in faccia. Tre volte mi ha attaccato, eh. Tre volte è spuntato in un minuto, in meno di un minuto. È super RNG, perché sto rushando tutte le volte, quindi non è questione fai rumore o non fai rumore. E l'hai fatto uscire? Cazzo. Dove vado? Ai laboratori Gemini con l'ascensore. Se ti segue, lo intrappoliamo lì. Ripley, Riccardo, non possiamo farlo scappare ancora. È chiaro? A me è sembrato che fosse uscito... Cosa? No. Aia, che cazzo di mira che hanno. No, non voglio costruirlo. Mappa M? No, tab? Sì. Devo andare dall'altro lato. Non mi lasciare con la suspense. Stavi tenendo il piatto in mano, con la tua piedina pronta. Ti è caduta? No. Minchia, quanti cristoni che avrei tirato io. Mi è sembrato di vedere un alien. Ho avuto questa sensazione. Così. Non puoi accucciarti di più? Gesù, Giuseppe, Maria. E qua? Come ripri... Sei fuori dai coglioni. La raccolta e la riassemblata. Ah, mi spiace. Sono arrivata, Wade. Ok, devi attivare tutta la struttura. C'è un montacarichi su cui salire, ma è fuori uso da quando la Sixon ha tagliato i fondi alla Gemini. No, non voglio questa villa. Ok. Salvataggino. Piano piano. Piadina 9-10. Salvino, tu stai buono lì. Limite raggiunto. No, come si toglie? Non si toglie. Devo ripremere Q. Non morirò mica prima di salvare, dai. Minchia, quella porta che si è aperta. Qual è il mio obiettivo esattamente? Ripristina l'accesso all'area di distribuzione, che è come non dirmi nulla, perché non ho la minima idea di come si faccia. Ma... Questa mi spara, sicuro.
Moriremo qui. Non mi sai, vero? No, suoni brutti di Molotov. Non costruire, cazzo. Basta che lascio il cursore e mollo Q. Io ci clicco su e... C'è qualcosa di strano, credo. Non è vero. Mi spiace, Kate, mi spiace un sacco. È brutto quando uno si acchitta tutto il piatto bello pronto e poi minchia gli si rovescia. Terribile. Lo sento. Il terminale di controllo che hanno lasciato per il custode androide è in un magazzino più avanti e ti prego, fai piano. Perché? C'è forse un alien... Cazzo di spruzzi. Questa, suppongo. La Sixon ha provato a venderla per anni insieme a Sevastopol. Non ha abboccato nessuno, ma vuol dire che la sicurezza è ancora attiva. Ok, basta parlare, Waits. Esatto, diglielo. Stai zitto, coglione. Sono già giù? Sì. Mi sembrava tutto un po' altissimo. Nasconderti qui? No, così. Bello che l'alieno, cioè, per me ha sempre un pensierino. Mi gira sempre attorno. Meno male che è uno. Cazzo! Ah, ce l'ho fatta? Ciao, De, purtroppo mi rimangono solo 50 bit, ma te li volevo donare perché grazie a te ho imparato a giocare a Warframe in tempi e ho passato un sacco di belle ore in game. A Warframe. Ti ringrazio. Anche se... Sto attraversando un momento difficile. Come ha fatto a vedermi? Come ha fatto a vedermi? Ci sono momenti in cui mi passa davanti. È la tua preferita fra le mie magliette? Warfra Argento? Warfra Argento? Or dunque, siamo sempre qua. Non voglio costruirla. Trova il terminale di controllo che hanno lasciato per il custode androide. È in un magazzino più avanti e ti prego, fai piano. Io non l'ho capita, poi me la spiegherà Kate. Basta sti spruzzi.
Non è vero, cosa dici? Ivan le fa sempre di questo genere un po' brutte. Non è vero. Cosa dici? La Sixon ha provato a venderla per anni insieme a Sevastopol. Non ha avvocato nessuno, ma vuol dire che merda, ora mi è uscito solo pezzi di metallo. Ok, basta parlare, Wiz. Fanculo. Abbiamo una telecamera. Ma noi con tanta agilità. È potenziata la torcia al plasma. Non ci avrei mai sperato. Soprattutto considerando che serve proprio qua. Ah, il cablaggio c'è qua. Sì, ma quanto rumore stiamo facendo? Ah no, era il suono del pannellino che cadeva. Tieni premuto TD. Che cazzo di tasto è TD? Che tasto è TD? Ciao capro. Ah, tasto destro. Ma non l'avevo mai sentito. TD e TS. Anche perché in inglese è tipo middle mouse button, no? MMB, una roba del genere. Left mouse button, LMB, sì, LMB e RMB di solito, no? Quindi precisa mouse. TDTS non mi diceva un cazzo. Oh, quali cambiamenti? Non ho toccato niente affatto. Ma bello posto questo, bello, bello, luminoso. Il cablaggio, tieni premuto per nasconderti. Fanculo, va. Otto, otto, nove, sette. Ma no. Non so se ho fatto cosa buona. Non mi vedrà mai, ho solo una molotov accesa. Si è appena aperta una porta, perché mai dovrebbe... Posso nascondermi qua? Cosa starà facendo? Forse era solo una distrazione per poter andare qui. Tanta paura. Laboratorio di analisi e sala di contaminazione.
Se non arriva l'androide, esco tranquillo, tranquillo da qua. No! No, bastardo! Non voglio usare la Motolov. Sta arrivando pure l'androide. Cazzo, non l'ho salvato. Eh sì, Goblin, sì. Ci stiamo cacando sotto. Shazam, tutto bene. Ho superato la stasi dove mi ero bloccato alla fine della scorsa live. Qui sto procedendo bene, ma sono in un punto di quelli in cui ti fa salvare, tipo, sono a una certa. E per ora devo attivare due interruttori. Ma quelli non sono più gli occhi del tipo. È uscito, è andato. L'androide Z si riconosce sempre. È andato il cazzo. Piano fai. E ammazzami l'androide, levami un problema. Cioè, a me l'androide mi attacca se sono nella stanza sbagliata. L'alieno, specie non identificata, ma non è che prova ad attaccarlo, no. Lo tolleriamo. Se apre l'armadietto, disinstallo, non lo finisco, ve lo dico, eh. Perché non ha motivo di aprire questo cazzo di armadietto. Non mi posso abbassare. E se premo e si apre? No, non succede niente. Veri veri cacato. Ora, qual è il tasto per muovere? Ah, control. No, non è vero. Che in realtà questo non ha gli occhietti arancioni, ma... Senti, proviamo. C'è sempre qualcuno pronto per te, per aiutarti in ogni piccolo passo. Non ci voglio credere. È fatto male sto gioco, ragazzi. Fatto male, cioè, hanno cercato di renderlo dinamico, ma più che scriptandolo forse. Cioè, anziché dire a determinate tue azioni lui si comporta in un certo modo, hanno fatto in modo che ogni tanto si triggeri così. E non ha senso, se ti fa queste cose qui, cioè potrebbe tenerti, non dico permanentemente bloccato, ma più o meno, insomma. Ancora. Anche da lontano non dimentichiamo l'importanza delle piccole. Cazzo, è ancora in giro. Stavolta non mi stupirei se mi cattasse. Però, cioè, capite? È come se ti stesse obbligando a colpirlo, a usare una molotov o un lanciafiamme. È la terza volta che compare qua. E st'androide, che specie non identificata. Contaminazione dell'area, sto cazzo. Non diventa neanche più spaventoso a un certo punto. L'androide è un deficiente. Ok, è tornato su nel condotto.
Sicuramente si può disattivare sta telecamera, ma mi sono perso il cablaggio. Sinistra. Oh, sta musica. Perché? Salvataggino. Salvataggino. Non succederà nulla. Io arriverò al salvataggio in santa pace. Salverò. E tutto andrà per il meglio. Saperlo che beccavo miscela, salvavo dopo. Adesso la prossima volta che ricarico col cazzo che ritrovo la miscela lì. Scusa. Premi l'interruttore del laboratorio di analisi. Ah, però non è qua l'interruttore. Sarà su? Sì, perché renderla più facile. Ora che è salito da sta scalapiole, ho visto che c'è un tunnel completamente al buio, non ho dubbi che sia di qua. Posso fare un'altra moto, love? Sì. Oggetto. Dai, buono che devo raccattare la roba qua. Sensori e detonatori, ragazzi, per fare una molotov. Brutto buco. Ah, si appiccia così la luce, perfetto, comodo. C'è una telecamera qua sopra. Mi ha visto la telecamera? No, dai. Codice d'accesso richiesto. Ma io avevo trovato un codice. Non mi fa interagire. Quindi è giusto qua. Potenzia la torcia agli ioni. Ma io non ce l'ho la torcia agli ioni. Non credo. Ciao Irel, la Motolov, sì, esatto. Due, sette, quattro, tre. Come? Ah. Ti. Sì, miscela, sì. Ma quindi? Non è qua l'interruttore. L'interruttore. Che
Chissà cosa c'è in questa stanza a parte sto sbattimento enorme della telecamera. Fermati. No, non voglio crederci. Se ne va. Che situazione di merda. Ribadisco, che situazione di merda. Se non altro, se scatta l'allarme non è che mi trova meglio, sta già qua. Se ne va, poi torna su. Oh, vedete che è uno strozzo? Quanti colpi mi ha fatto sprecare? Titti, sì, vai tranquillo, con calma, tanto mica c'ho fretta. Mi ha fatto sprecare tipo 60 colpi. Dov'è? No! No! Cazzo di menu fatto col culo. Non può vedermi, non può vedermi. Fare le tue scorreggine strane. Sono vivo. Tutto a posto. Tranquilli. Non è successo niente. Non è successo niente. Quanto vorrei salvare ora? Bello, bello, bello. Sangue condotto, bello. Non fare casino, ti prego. Fatto che devi cliccare su tutto e poi confermare, madonna. Non volevo cadere. Ciao Johnny, come stai? No, non può essere qua, dai. Basteranno queste munizioni. Ok, tutto torna. Era uno shortcut. Perfetto, stiamo vicini all'armadietto. Quindi, dobbiamo... Questo è un salvataggio? No. No. Forma di floppy il salvataggio. Il
di giù piano 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 piano. Oh sì. Sì. Oh. Buono. Ora. Madonna, quanto è lontano. Molta calma. La tranquillità. Di qua dove si va? È chiuso, quindi chi se ne fotte. Ah, sto sbagliando tutto, come al solito. Vabbè. Oh, ma io ho salvato un attimo fa, ma che cazzo me ne frega. Questa è musica finta, non sta succedendo un cazzo. Forse la musica dice, guarda che stai facendo troppo casino, ti sta sentendo. Ma no, figurati. Mi becca sempre tanto. Che cazzo di... una porta per i nani? Oh, così mi piace, quando posso raccogliere tutto. Anche se vuol dire che non ho un cazzo, quindi non è fantastica come cosa in realtà. Info di destra. Prima buttiamo un occhio qua. Ah, non ci posso andare. Si rinchiude in dei comodini minuscoli, delle cassettiere minuscole e non può passare qua. Ok, qua ci siamo passati prima. Vediamo se... cablaggio inquadrato dalla telecamera è abbastanza infame. Vado ora? Vado. Non so cos'è il sistema instabile, ma io lo attivo, spero apra delle porte. No capro, sarebbe terribile. Oltre che profondamente ingiusto. Un 10% di chance che ti possa uccidere mentre salvi sarebbe veramente una roba terrificante. Cos'è questa mega supposta? Una mega supposta, che domande. È ciò che sembra. L'ho presa la mappa? Sì. Io di qua devo andare a posto. Se tanti armadietti e ti puoi chiudere solo in uno. Fai molto molto piano. Più piano. Troppo. Aspettiamo che succeda quello che deve succedere. Se succede qualcosa. Dopodiché. Ah, dobbiamo tornare dove c'era. Ma salvare? No, non è contemplato. Devo tornare qui per salvare. Qua. Che non viene segnato sulla mappa, perché qui vicino alla scala Pioli c'è il salvataggio. E anche a dire non hai la mappa. Sì, ma l'ho visto con i miei occhi.
Qual è il percorso di qua? Non mi attaccare mai. Fatti i cazzi tuoi. Che io mi faccio i miei. No! Fammi entrare, fammi entrare, fammi entrare. Perché non mi fa entrare? Non mi fa entrare, ragazzi. Non sono riuscito a entrare. Oh mio Dio, se mi uccide ora. Sto morendo. Sono morto per i danni della mia stessa Molotov. Come ha fatto a tirarsela ai piedi che era puntato in su? Io sto gioco lo odio. È un gameplay fatto di merda, Cristo santissimo. Si è data fuoco. Ho puntato a questa. Così ho puntato. Da sotto la scrivania. Ho puntato così. E si è data fuoco. Cazzo. Ah no, dall'altra parte. Non basta? Ah, minchia, avevo finito i colpi. Puttana Eva, meno male che. E poi uno si rompe le palle di farlo con calma. Che cazzo lo fai con calma a fare? Anzi, guarda. Dove cazzo devo andare? Tutto e tutto. Che fai, scherzi? Sei già arrivato? Quando ho sprintato no, ora sì. Bastardo, codardo. Doppio giochista. Fai il figo solo perché sei forte. Bullo. Questo suona normale o... Non mi è piaciuta anche sta cosa. Ma no, selezionale basta. Cioè, penso mi abbia fatto comunque danno e non ha senso. Ma non devi costruire. Cioè, un attimo fa era lì, ha preso fuoco, adesso è appostato qui a salivare giù dal tombino. Non c'è un cazzo di senso il gameplay di sto gioco, ragazzi. L'ho preso, ho perso vita di nuovo. Oltretutto, come ha fatto a scendere di là che un attimo fa stava qua? Ma porca puttana. Cioè,
fatto male. Ma vediamo se riesco a entrare qua dentro. Cioè, non l'avessi premuto E prima, eh. Ma finché non compare premi E, non è che puoi, cioè, mica tutto a tua disposizione. Sta seriamente sbausciando da qua? Siccome ho tanti percorsi. È ridicolo. È ridicolo. Cosa potrei usare se volessi passare di qua? Ma no, ma come cazzo? Cosa vuol dire, ragazzi? Cosa vuol dire? È sceso e mi ha attaccato. Volevo usare la cassa acustica, ma l'ho solo presa in mano. Ma è terrificante sto gameplay. Ma come cazzo l'hanno fatto sto gioco? Terrificante non in senso buono, voglio dire, è un horror. Cioè, ci starebbe anche, sarebbe un complimento. È stupido. Mo' di nuovo devo rifare sto pezzo, cioè. Non ha senso. Era che sgocciolava in un tombino. Poi è uscito dall'altro tombino. Poi gli ho tirato la molotov, poi era nell'altro tombino. È uno, cazzo. Uno. Poi guarda caso, sempre in mezzo alle palle mie sta. Non ha senso andare piano, non cambia un cazzo, cioè. Non cambia veramente un cazzo. Toh, non sprinto magari, ma. Ciao Johnny. No, ma lui non è cattivo. Perché fa la musica così? È tranquillo questo, ciao. A posto. Ciao. Siamo in buoni rapporti io e te, no? E allora cosa mi significa sta musica? Ma no, no, Lucky Buster, dammi retta. Striggera completamente random. Ho fatto tutto accovacciato, l'ho fatto sprintando, è uguale. Cioè, come gli gira, gli gira. No, poi lì in quel momento ero in un cazzo di tunnel, cioè non penso proprio di essermi alzato. Ho fatto questa cosa. Questo ho fatto. Ero fermo davanti al tombino con lui e ho fatto questa roba qua. Avevo la molotov, ho lanciafiamme e ho fatto così. E lui è sceso. Ed era già girato verso di me, quindi... Poi... Quello può essere un caso. Ha deciso dove scendere, era girato di là, ma ha visto subito, giustamente. Però, che cazzo devo fare? Ma ho sbagliato strada, ragazzi. Sono andato troppo lontano. Ho sbagliato nel percorso della vita molteplici cose, me ne rendo conto. Tu avevi qualcosa che non... Hai visto, vedi? Grazie, Johnny senza faccia. Tra l'altro lì c'era il cablaggio, l'ho visto ora. Corso, se no devo aspettare due giri della telecamera, non c'avevo proprio voglia. Ok. Qui non mi posso alzare, capito? Anche volendo, forse solo qua. No, neanche qua posso alzarmi. Per cui no, non posso essermi alzato in quel momento. Era proprio fisicamente impossibile.
È proprio stronzo bastardo maledetto sto gioco. Tipo se ora decide di uscire qua, io devo aspettare. Ecco, ma immaginate se decidesse di uscire mentre io sono qui ad armeggiare col cablaggio, con la telecamera. È vero che il problema della telecamera è l'alien comunque, perché questa stronza qui fa scattare l'allarme e arriva l'alien. Non penso che arrivino anche i sintetici, sarebbe il meno quello. A parte che non me l'aspetto, quindi mi prenderei un piccolo infartino. No. Scusate se mi incasino un attimo coi tasti, ma è la prima sera che gioco con mouse e tastiera. Ed è molto meglio che col pad, ma veramente molto meglio. C'ho cazzo a fare, gli FPS vanno giocati con mouse e tastiera. Vabbè, se uno è su console dice, vabbè, non ha scelta, ma su PC non vale proprio la pena. Io pensavo che un gioco come questo lo credevo un po' più all'Outlast, invece non c'entra un cazzo. O lo preferisco così rispetto ad Outlast, però Outlast era fatto meglio. Aveva meno cose, molto meno dinamico, però quello che c'era funzionava. Ma quest'ora si può aprire? No. Devo ruttare, ragazzi. Grazie, prego. La sobrietà. Questa è sincerità digestiva, ragazzi, chiamiamola così. Lo vedete che ogni tanto non ti dà il cazzo di messaggio per salire? Cioè, ci rendiamo conto del problema? Tu c'hai l'alieno dietro che ti sta per uccidere e tu devi stare, vai indietro e vai avanti e ti abbassi e ti rialzi finché non... Cioè, è improponibile. Metti un hitbox, una roba cliccabile enorme. Questo è il classico problema che... si risolverebbe tranquillamente se, a patto che gli venga concesso agli sviluppatori il tempo necessario, perché purtroppo a volte i difetti ci sono perché gli fanno rushare la fine. Però uno sviluppatore che prende in mano sto gioco e se lo gioca, tutta una serie di difetti non può non notarli. È impensabile. Poi non dico rifare da capo come hai scriptato l'alieno, vabbè. Però sto fatto che non ti dà il... premi E per entrare, cazzo, non posso morire davanti alla salvezza perché non mi dà il prompt per dargli il comando entrare. Dai. È brutto, rovina l'atmosfera, non ci sta dentro per niente. È qua, salva, me ne fotto, devi salvare. Minchia capro, guarda che l'hai chiamata, eh. Questa è colpa tua. 10% di chance che ti uccida mentre salvi, l'hai detto tu, eh? L'hai proposto tu. Questa è colpa tua. Se io ora tutte le volte che ricarico c'ho l'alieno lì, sappi che non sei più mio amico. Stavo per dire ok. Da dove è sceso e dove si è infilato?
Ma la smetti? Io ho anche altre cose da fare nella vita che stare appresso a te. Hai rotto i coglioni. Ma te lo dico da amico. Hai veramente rotto il cazzo. Poi ho appena salvato, me ne frega relativamente, vorrei solo evitare di sprecare oggetti. Sì, fai i tuoi versi. Devo solo andare giù e premere un interruttore. Nonostante i difetti lo continuo perché mi piace. Che cazzo fare, mi piace. Però minchia, poteva essere un capolavoro, ragazzi. C'è un moscerino che mi svolazza. Poteva essere un capolavoro, veramente. No, anche l'altro volevo. Anche la... Che suoni fai? Volevo... No, tu sei balordo, non mi avvicino. Ma se non mi sono avvicinato apposta! Ma che cazzo dici? Che cazzo dici? Apposta non mi sono avvicinato. Ribadisco, è fatto male. Ah, devo aspettare che arrivi Gigione. Gigione sistema. Manda la, la current. Io posso tirare. Qui ce n'è uno. Ah. Grande Johnny. Devo ricordarmi che ho 38 colpi di lanciafiamme, che praticamente equivale a non avere niente. Saranno solo due o tre? Ok. Ora cerca un posto chiamato Progetto KC348. Fammi sapere quando sei lì. Cosa devo fare? Vai al progetto KC348 con il montacarichi. Sempre cose così alla mano, capito? Tanto sono un ingegnere, quindi va bene tutto. Tanto Ripley, Amanda Ripley è un ingegnere. Per cui mandiamola al settore KG348 col montacarichi. C'è un alieno da isolare in una sezione della nave. Mandiamo Ripley, che tanto è un ingegnere. Bisogna andare a trattare con degli androidi pericolosi fuori di testa. Mandiamo Ripley, un ingegnere. Voglio dire, ha studiato apposta per fare questa vita di merda. Ma ne parlavo l'altro giorno con dei ragazzi che... No, dovevo chiuderlo. Ah, questo prima di sigillarsi si riapre. Mi pare ottimo. Metti che mi stava inseguendo l'alieno. Ci stava. Bastardo gioco maledetto. Il salve Salvino l'ho appena passato. Avrei dovuto salvare. Sono veramente pirla. E adesso torniamo indietro perché devo salvare. Dicevo che ne parlavo con dei ragazzi che... Mi sono chiuso fuori però. Che un sacco di protagonisti di giochi sono ingegneri di qualche tipo. Cioè pensate al tizio di Dead Space. Che in realtà, beh, in Dead Space c'è un'ispirazione un po' alla Alien alla fine. Ci sta che anche il fatto che il protagonista sia un ingegnere, una specie, no? Sì, un ingegnere. Ha senso con l'idea che abbiano preso ispirazione, insomma, da Alien. C'è Gordon Freeman di Half-Life, che non so esattamente se sia ingegnere, ma insomma, è uno scienziato. Poi non penso sia scienziato di meme.
Me ne vengono in mente altre di super ingegneroni nei videogiochi. È sceso Johnny. Noi ce ne fottiamo, capito? Che siamo troppo furbi, cazzo. E per entrare. E per entrare, ti scongiuro. E per entrare. È inconcepibile questa cosa, ragazzi. Un po' come me che continua ad aprire le stesse valigette. È inconcepibile. Non c'è nessuno. È alle mie spalle, eh? Ma come minimo inizia a sgocciolare dalla botola qua davanti. Non da questa, possibilmente. Sinistra. Destra. Vediamo adesso se andare più in fondo. Io capisco che se non fosse triggerato ogni tanto randomicamente, uno se la fa tutta stealth, quello non uscirebbe mai. È ok, però diciamo che lo trovo un po' frustrantello. Ho fatto anche sezioni in realtà in cui io non l'ho visto, magari ci doveva essere, ma a caso ha voluto che non mi sia uscito. Adesso capisco di più quando Giuse mi scriveva e diceva, ma che culo che hai avuto. Immagino che intendesse che l'ho incontrato poco. Tu stai là che tanto io devo andare dall'altra parte, eh? Ognuno va per la sua strada, ma la mia è sempre fottutamente chiusa a chiave. La mia cazzo è sempre chiusa a chiave. Ah, sono ritornato dalla tizia. Quello è bloccato, quello è un punto di interesse chiuso. Ma come può essere un punto di interesse chiuso? Penso di essermi perso. Perso qualcosa. Ma chi? Ma che cazzo stai dicendo? Con chi ce l'hai? Che c'è? Raccontami. Dimmi. Ah, preferisce parlare da sola. Va bene. Sì. Sì, anche qua. Abbiamo appena sentito chiaramente l'alien muoversi e respirare a un passo da noi. E cosa dice l'NPC? Questo posto sembra tranquillo. Ma io voglio dire, questo intendevo prima. Cioè, se uno sviluppatore si gioca questo titolo qua e si becca una roba del genere, ma sì, ci si farà una risata sopra, però dici, ma cazzo, ti pare normale? Oh, e la porta è chiusa e il pulsante c'ha la batteria scarica. Ma è una roba che funziona? Dove devo andare io ogni tanto? Quindi cosa devo fare? Devo andare di qua per forza. Io pensavo che di qua si andasse alla sala di decontaminazione, infatti. Forse io qua la prima volta avevo fatto una roba che non ho rifatto quando ci sono passato dopo? Può darsi. Ma no. Ma perché non mi fa comparire? Scusate, anche qua. E dai. Io voglio vedere cosa mi manca per la Molotov. Vado sulla Molotov. Ah, limite raggiunto. Solo 3 ne posso fare. Set di merda. Niente, 3 è tutto il massimo. Vabbè. 3 è tutto il massimo di. Bene. Ho perso un po' di italiano per strada, ma non è importante. Ma come ci vado qua? Niente, devo fare tutto il giro per forza. At this point, direi di sì. Questo posto sembra tranquillo.
questo posto sembra tranquillo. No, appunto, tranquillissimo. Scusami. Stai bruciando. Stai bruciando. Ok, questo potrebbe essere definito karma. Però io gli ho dato fuoco. Quello stava bruciando. Capro, questa è colpa tua, eh? Hai visto che adesso spona ogni volta che carico? Questa è tutta colpa tua. No, gli ho dato fuoco, dai ragazzi, l'ho preso in pieno con la Molotov. L'ho preso in pieno con la Molotov. L'ho preso in pieno con la Molotov. Ok, non esiste questa cosa. Ma no, come facevo a bruciare io? L'ho tirata dritta, non c'era nessun ostacolo davanti a me, c'era solo lui. Come ho fatto a prendere fuoco io? Cioè, ci sta che mi faccio del male anch'io. Ah, vuoi dire che sono morto perché bruciavo e non per lui? Può essere. Non lo so perché sto facendo questa cosa proprio ora. Comunque, ormai è andato via. Ma in realtà no, vabbè, qui sì, possiamo. Ti apri? Ok, ora vediamo un attimo, eh. Come si fa? Ok. Ho appena notato che il suono che si sente quando mi muovo, quando lancio fiamme. No, della benzina che si muove nella tanica, insomma. Benzina, quel che l'è. È molto banalmente. Non lo fa più. Lo stava facendo prima anche con la Molotov, ma non lo fa più. Intanto lui se n'è andato ed è ricomparso nello stesso punto. In tutto questo io ero fermo. Poi ditemi che senso c'ha avere in mano una Molotov con la miccia accesa e un detonatore attaccato sopra. Quando sparisce così non c'è davvero un buco. Cioè lui sparisce nel soffitto e basta. Non ci sono pannelli. Avevo il dubbio su questa cosa e mi sa che è proprio così. Si infila dove cazzo vuole. Ma tu pensa. Praticamente è un walking simulator con occasionali intoppi che funzionano un po' come le coltellate su Battlefield 4. Cioè tu lanci, usi le armi che hai e incroci le dita sperando che funzionino sul nemico e non su di te. O che semplicemente le cose funzionino e basta. Ho un pratico cablaggio sotto la telecamera.
Cioè, di là la porta è chiusa, il pulsante è senza corrente, di qua la torcia al plasma. Vabbè. Poi la leva. Belle le porte a quick time event. Le voglio nella realtà. Oh, la miscela è graditissima. Ma io qua sono venuto per fare che cosa? Un cazzo, perché non è qua che devo andare. Quindi mi sono perso un pezzo. Mi sono perso un pezzo e questo non mi rende affatto felice. Questa non si sa se si può aprire o no. Questo mi attacca di sicuro. Devo starnutire. Di qua devo andare. Ma io sulla mappa non la vedevo la porta. Non c'è in effetti. Ah, di qua, giusto. Perché sta musica? Oh. Devo prendere l'ascensore, ma... Ok, volevo curiosare, però visto il tipo di stanza non curioserò. Arrivederci. Apri, c'è fumo, allarme. No, andiamo via. Nasconditi solo temporaneamente, è il consiglio di questo caricamento. Wait, ce l'ho fatta. Nasconditi solo temporaneamente. Penso di sì. Ok. Piano, va al laboratorio. Pannelli, porta. Ho sentito il suono delle scarpe da ginnastica sul pavimento della palestra. Forse l'alieno c'ha le Nike. Non mi pare possibile, ma la torcia... Ah, beh. Che visione idilliaca. Sei un po' pallido, Johnny. Limite raggiunto. Parliamo di craftare qualcosa. Limite raggiunto. Razzo, limite raggiunto. Limite raggiunto. Fumogeno non lo uso, flash non lo uso, l'MP costa troppo. Il tubo bomba... Beh, immagino che faccia boom. Ma richiede un sacco di componenti, però ne ho uno solo. Due detonatori, uno di etanolo. È letale per uomini e sintetici. Ma no, no, non l'ho mai usato finora, ne ho già uno. Intanto uso quello. Usare l'etanolo per farne un altro non mi sembra una buona idea. Poi se non serve per l'alieno è fondamentalmente inutile. Perché i sintetici li eviti. Tutto al più gli spari, tanto il revolver non è che lo sto usando molto. E gli umani, stesso discorso. O li eviti o gli spari e poi vengono giù rapidamente loro. Ma io come ci arrivo lì? Allora... Ma... Boh, andiamo di qua. Come si userà questo qui con mouse e tastiera? Così.
Decisamente più facile anche questo con mouse e tastiera. Super super iper easier. Ah, e dove andiamo? Alla sala d'attesa Sistek Lawrence. Ma io devo andare al laboratorio di ricerca del progetto KJ348. E che cazzo ne so io di dove? No, Matt, non l'ho ancora visto. Ho visto solo un pezzettino all'inizio, poi l'ho chiuso. Sembra bello, sì, però per ora non... Lo so, Assassin's Creed non è una roba che mi entusiasma. Anche se lo vestono con una veste più cool. Aspetterò di vedere il gioco più nel dettaglio. Sì, tra l'altro quella tizia lì è doppiata da una di... della serie, come si chiama? Last Kingdom, che è molto carina, ve la consiglio. No, scusate, mi ho detto una cazzata. Il protagonista maschile è doppiato da un attore di quella serie, mentre la tizia no, è doppiata da... è fatto anche sulle fattezze di quell'attore lì. La tizia no, è doppiata da un'altra, che non c'entra un cazzo con la serie. Miscela. Bestiale, perché sulla mappa non te le segna le porte, ti segna tutte le pareti finché non le attraversi. Sto andando nella direzione sbagliata. No, perché se tanto mi dà tanto, da qua ci posso andare. Facciamo una luttatina veloce qua. Avessi mai fatto, in che posto sono finito? Cos'è tutto sto casino? C'è pure un tizio vivo. Sembra vivo. Visto? Non ce la faccio più. Cosa premere? Ah. Ma... non è... ah, invio! Che cazzo, seriamente? Finalmente un essere umano che reagisce come si deve. Scusatemi, gli ho dovuto far fuori tutti i colpi. Finché non ho sparato l'ultimo colpo, lui restava lì. Non lo so, Kate, non lo so il nome del doppiatore. No, non è Vikings, ragazzi. Last Kingdom. Vikings è una più famosa, ma non è quella. Tutti i colpi. Cos'è? È cambiato il giochino? Ma cos'è che devo fare? Bilanciare i valori? Non è giusto così. Non sono bilanciati così. 91-92, di là è 92-91. E l'altra volta l'ho fatto a culo allora. Ho
92, 91. Bah, fa niente, basta che ce l'ho fatta. Miscela. Meno di quella che ho dovuto usare per farlo scappare, ma... Beh, immagino che i riferimenti a Viking siano essenzialmente vichinghi. Poi, alla storia non lo so. Com'è che tu sei tornato qui? Com'è che è tornato anche l'alieno? Quando sei tornato tu, eri scappato. Come fa a essere di nuovo seduto qua dietro di me? Johnny, avresti fatto bene a scappare di nuovo. Ragazzi, Assassin's Creed mi pare che con Odyssey abbia spaccato il pubblico di riferimento, giustamente. Ha introdotto le cose che a qualcuno sono piaciute molto, a qualcuno no. Perché comunque è diverso dagli altri Assassin's Creed, da quel poco che ne so io, perché io non ne ho mai giocato uno, non mi piacciono. E questo qua riprenderà... Oh, sta musica. E basta. Siccome Ubisoft solitamente ha poca fantasia e ama poco il rischio, si è buttata su un'ambientazione e un tipo di gioco che ricorda diverse cose. Al di là che i vichinghi hanno... Mi ha rotto il cazzo sta musica, scusate. Mentre parlo sentire sti picchi di continuo. Si è buttata sui vichinghi perché vanno abbastanza negli ultimi anni. Aveva già fatto For Honor in cui ci sono i vichinghi, quindi... Aveva già delle idee di partenza, magari dei bozzetti, dei modelli da cui poter partire. God of War è uscito con quella stessa ambientazione lì. Quindi è comunque una roba che in questi anni piaciucchia. E obiettivamente, se le ha girate tutte le ambientazioni, quella saga lì, cosa cazzo doveva fare, cosa gli mancava? Sono bastati 23 colpi. Ma io... Ah, dritto. Non lo so, spero che sia un bel gioco. Potrebbe essere il primo Assassin's Creed che gioco, potrebbe piacermi, però sono abbastanza scettico, vedremo quando uscirà. Ubisoft, dov'è? È qua vicino, non capisco dove, dentro un... Ubisoft si attacca ad un tipo di gameplay e lo mantiene per anni. Poi a un certo punto si rende conto che la gente potrebbe stufarsi perché è troppo tempo che lo manda avanti. E cioè, proviamo a fare qualcosa di diverso. Che è sceso ora. Però è difficile che rischi tanto. Vichinghi sono un'ambientazione difficile come contesto storico. In che senso? Ma anche fosse, stanno andando molto in questo momento, in questi ultimi anni. Ci sono stati diversi media che hanno trattato quell'ambientazione lì. Appunto, le serie Vikings e Last Kingdom mi sono quelle che mi vengono in mente maggiormente. God of War si è buttato esattamente in quell'ambientazione lì. A livello di giochi, beh sì, For Honor già era su... non solo sui vichinghi ovviamente, però una delle fazioni sono proprio i vichinghi, parte delle ambientazioni sono vichinghe, quindi non è esattamente una novità per Ubisoft, nemmeno per i nostri, per i tempi attuali.
Ma Matt, non semplice da gestire perché ci sono tutte quelle popolazioni lì. Vabbè, ho capito. Non vedo il problema. Perché ambientarlo nell'antica Grecia con tutte le città-stato, Odissei non so se ha quell'ambientazione lì, onestamente. Non so se è Egitto o se è di fantasia, non ne ho idea. Però non è che ci siano meno popolazioni o meno sfaccettature a livello culturale. Cioè non la vedo un'ambientazione più complessa di altre. Poi lì dipende se la virano sul mitologico. Il laboratorio si può separare dalla stazione principale, riattiva la corrente e i sistemi si ricollegheranno. O se restano sullo storico, questo non lo so. Assassin's Creed credo che rimanga più sullo storico che sul mitologico. Ripristina la corrente nel laboratorio. Va bene. Sul religioso storico, ok. Ci sta. Non so, ragazzi, Assassin's Creed, ve l'ho detto, è un gioco che proprio non mi attira per niente. Questa sferzata GDR che hanno provato ad applicare su alcuni dei loro titoli. Perché anche quel Far Cry lì, The New Dawn. Il seguito barra spin-off di Far Cry 5, che quello gli ha dato una sferzata GDR. E lì, anche lì a molti non è piaciuto. Fondere GDR sparatutto in prima persona non è semplicissimo. Ci sono giochi che ci riescono e giochi che spaccano il pubblico, perché anche Deus Ex, ad esempio, è un gioco che spacca il pubblico. A me piace tantissimo, però ho amici che lo detestano. Che magari ne apprezzerebbero l'ambientazione ma non riescono ad apprezzarne il gameplay. Guardate i Mass Effect, non sono proprio sparatutto in prima persona, ma da un gioco all'altro, per riuscire a fondere lo spara-spara alle abilità e alla strategia, ogni capitolo di Mass Effect è uscito con un sistema a sé stante. Questo si muove sicuro. È talmente creepy la situazione che non può non muoversi e io non posso non andare a interagire con lui. Fammi cacare sotto. Sei una delusione incredibile. Sei una delusione incredibile. Sapete cosa manca a questo gioco? Pecca molto dal punto di vista della fotografia, del cinematografico. Sei contro il cazzo di Alien. Mai una volta che ho visto la sua ombra stagliarsi in controluce in una situazione specifica, tipo la luce che c'è qua, quell'affare lì che gira con le ombre che si intravedono sulla struttura. Spunta così a caso, più come fosse uno scarafaggio che un maestoso e terribile alien. Non è... Gli manca un po' di poesia, non saprei come descriverlo. Gli manca un tocco d'autore. È strana questa stanza, eh? Sembra Yin e Yang. Per poter arrivare qui devo fare tutto il giro. Poi ci sono dei pannelli, ho visto, però per ora li voglio evitare. Ne posso craftare di più, quindi tanto vale usare l'etanolo qua. No, non è questo. No, si usa uno di etanolo. Sto iniziando a essere full di tutto, per cui tanto vale craftare anche una roba che forse non userò. Thank you.
tristi che sono quei due corpi celesti. Vabbè, ma... Vieni, ti sparo. Vabbè, ma non ha senso. Mi è caduto in testa, raga. Era nascosto, forse era nascosto nella botola e si sentiva il respiro. Io non l'ho sentito, ma soprattutto era appena andato via. Che noioso. Io sono amante della storia, ho lavorato in storia, anche per quello mi hanno intrippato molto. Però dopo Odyssey ho perso speranze e quel trailer è stata una botta di adrenalina. No, beh... Cioè, secondo me la scelta dei vichinghi è commercialmente una scelta molto sexy in questo periodo, è quello che intendevo prima, è una scelta che vende, perché vedo che vanno, che piace, c'è anche il discorso del look della barba, il taglio di capelli, quante persone si sono rasate ai lati anche per... o si tirano i capelli indietro rasati ai lati col ciuffetto qui per imitare il figlio di Ragnar, Bjorn, in Viking. C'è stato un periodo in questi ultimi anni in cui era una moda alla fine. Per quello dico, non è una scommessa così azzardata comunque. Puntano su una cosa che ha il suo riscontro in questo momento. Cazzo, quanta strada devo fare? Posso dirvi che sto gioco inizia a rompermi i coglioni? Lo so, continua a dire mi piace, però non mi piace questo, non mi piace quello. È che muoio spesso in situazioni un po' dubbie. Ma non ci cagare la minchia. Ma guarda un po', proprio lì dove stavo io volevi andare. Eh? Sceso di qua? Eh sì. No, apriti. Apriti. Ma che minchia sta succedendo? Silenzio.
Scusate, ho perso i istanti nella conversazione. Ma perché Ubisoft Beyond Good and Evil 2? Non mi ricordavo. Ho fatto la vaccata introducendo i livelli. A mio avviso dovevano lasciare i potenziamenti e l'equip e basta. Rendere un po' più complesso con dei bonus, no? Insomma, hanno dato una virata sul GDR e adesso ritornano un po' più sull'action. Beh, ma il loro pubblico è quello alla fine. Cioè, non è che Far Cry e Assassin's Creed attirino, lo dico senza cattiveria, ma i geni del male, pianificatore di build da GDR o da RTS. Cioè, è un gioco action. Primi magari riflessi in qualche sezione. C'è una storia, si spera, accattivante. Almeno che ci prova. E boom. Cioè, farla troppo complessa non penso che paghi più di tanto. È come andare a stravolgere FIFA, per dire. Cioè, ormai lo sanno cosa vuole il pubblico di FIFA, no? I giocatori di FIFA, quindi non è che vanno a stravolgere, a mettere chissà che robe strane. Poi in realtà non tocco un FIFA da una vita, per cui non so. Ora, vorrei evitare di ripetere questa parte di nuovo. Stavolta andiamo sotto, vediamo se ci aiuta. Non ci aiuta per un cazzo. Non ci aiuta per un cazzo. Cioè, non ci fa tagliare. Di base ci fa fare esattamente lo stesso percorso, solo sotto. Vabbè. Ci fa entrare in qualche... No, niente. Qua a sinistra e sbuco di là. Ciao Shazam, buona serata, buonanotte. Io ero morto qua prima, no? Di sicuro. Ecco. Se non mi ha attaccato l'altro. Ma il fatto che ti prende quando ti giri, tu lo guardi, ti giri e lui ti prende anche se sei distante. Questo posto sembra tranquillo. Bodobom. Salto, vedo un picco di tensione. Ora ricogliete i sistemi del laboratorio a Sevastopol, dal terminale nel laboratorio centrale. Contiamo su di te, Ripley. Lo so che contate su di me, sono la protagonista del gioco.
Aspetta, non c'era prima questo tunnel? Uscirà fin 2020 contando gli altri titoli in programma. Guarda, dipende se c'è molti lavori sia nella filmografia che in ambito videoludico, di sicuro subiranno dei grossi ritardi. L'uscita anche delle console di prossima generazione subirà dei ritardi, posso immaginare. Ho sbagliato strada. Chiaro che lo sviluppo di un videogioco si fa abbastanza bene anche in smart working, però fino a un certo punto. Ma io così... Ma potevo anche uscire qua in realtà. Vabbè, facciamo un giro. Non sta uscendo più il tuo manga preferito? Ma finisce qua il tunnel? Cazzo. The Last of Us lo puoi giocare su PlayStation Now, anche sul portatile più baraccoso che hai. Paghi €9,90, lo sblocchi per un mese e in un mese ha voglia a finirlo The Last of Us. Puoi far girare anche su un Game Boy con PlayStation Now, per dire. Ma guarda un po', sei proprio dove devo uscire io, eh? Ormai non mi stupisco più. Esattamente qua. Indovinate dove è andato? Esattamente dove devo entrare io ora. Io ragazzi mi sono rotti i coglioni. Ma come può avermi ucciso? Cioè mi è atterrato davanti. L'ho visto prima io. Gli ho sparato. E devo morire. Mi sono rotti i coglioni. Non ne posso più. Non ne posso più. È veramente una rottura di palle incredibile sto game. Più vai avanti più è brutto. Più vai avanti più è brutto sto gioco. Meno male che l'ho pagato 1,85 €. Mo mi dite cosa mi ha ucciso. Cosa ho sbagliato? Cioè, ho lanciafiamme in mano, mi spunta davanti. Gli sparo preventivamente sto giro perché ho già altre volte mi ha cattato sotto la scrivania e muoio.
veramente rotto i coglioni. 1,85€ era in saldo su Steam per l'Alien Day pochi giorni fa, settimana scorsa. La dice lunga, che lo scontino ad un prezzo del genere. La dice veramente lunga sulla qualità del titolo. Beh, ho capito, 1,85€ sta a 40€ adesso, Ma non ne vale, ma neanche la metà di 40€, cioè. Ma a prezzo pieno, dico. Porco Giuda. Ma io, ragazzi, veramente, cioè, è frustrante. Sono morto per che cosa? Cioè, ti tieni da parte le munizioni, ce l'hai, c'è l'arma in pugno, arriva, bam, gli spari prima che si gira verso di te, poi si gira mentre tu gli spari e muori. Ma la rottura di palle non è tanto il fatto di essere morto, è che mi devo rifare tutto il pezzo dal salvataggio fino qua. E incrociando le dita che non mi succeda un'altra cosa del genere. Che palle, è più frustrante di Dark Souls praticamente a sto punto. Almeno li perdi perché sei tu che non riesci a migliorare a sufficienza. Git good, no? Qui non è git good. Qui è git good, il gioco deve diventare migliore perché è così ingiocabile. Mi tornano in mente tutte le robe che mi ha detto Giuse, che mi fa anche "Mica, meno male che l'ho finito". Cioè, deve essere stata una rottura di palle pari alla mia. È iniziato bene, è andato avanti, che un po' dicevi "Boh, vediamo ora se diventa più promettente o meno". Tra l'altro ogni sera che ci gioco dico "Ma le userò tutte quelle robe che ho craftato, prima o poi ci farò qualcosa". Giusto le molotov sto usando. Ho sparato un pochino col revolver, poco, ma direi il giusto per un gioco di questo tipo. Mi è capitato di usare il tonfa stasera. Ma le robe MP... Il tubo bomba. Cyberpunk non lo so. Aspettiamo che esca. Io ho gusti difficili, sai, per quanto rispetto tantissimo CD Red Project per i suoi giochi, soprattutto considerando che la storia di The Witcher mi piace molto, sono contento che abbia portato alla ribalta questa storia, questo personaggio così, non tanto per l'autore che sembra un pochino una personcina antipatica, però ha stimolato anche la produzione della serie TV. Che alla fine è carina, ero molto scettico, ma non è male. L'ho vista con piacere. Però ad esempio The Witcher 3 non l'ho giocato. L'uno, in realtà non ho giocato nessuno dei tre. L'uno l'ho portato avanti per un po', per curiosità. Per vedere com'era iniziata la saga. Ma il 3 non lo riesco a giocare perché non mi piace il combattimento. Non mi spinge proprio a giocarlo. Per quanto sia sicuro che sia un ottimo gioco, a me non piace tantissimo il combattimento, quindi se il gameplay non mi prende, prima ancora di storia e grafica, non riesco a giocarci. Cyberpunk sembra una cosa invece più nelle mie corde, perché in prima persona a tratti mi ricorda Deus Ex, a tratti mi ricorda anche quel Prey 2, quello vero, che doveva uscire e non è mai uscito, ed è uscito quest'altro Prey che non c'entra un cazzo con il Prey precedente. E mi ispira molto l'ambientazione, mi ispira tanto il fatto che sei in prima persona. Hai wishlistato l'ennesimo gestionale con i dinosauri, come si chiama questo? Che ho gusti difficili, l'ultimo che ho fatto era Red Dead Redemption 2. Non ho mai giocato neanche quello. Però era per un discorso esclusivo. Prehistoric Park. Allora, quindi siamo qua. Dobbiamo uscire rifacendo tutto il giro. Gatto roboto, presente qual è? Com'è? Ti piace? Ma
non c'è un'uscita. Ah, bloccato. Ma se uscissi qua no, perché io no, non ha senso. C'ho il tonfa equipaggiato? Ho sbagliato io? No, comunque il salvataggio era piuttosto vicino. Giusto di qua, no? Sì. Mi dispiace, Ripley. Cosa? Ma sto giro che stava funzionando tutto, mi chiudete dentro. Ah, ma qui c'era la navetta d'emergenza. Che bastardo. Ci ha staccato dal resto della nave, ci ha isolati con... col merdone, però se non sbaglio qua c'era una capsula di salvataggio. Non è lì che ci dice di andare. Cos'è? Come si chiama l'obiettivo? Raggiungi la chiusa d'aria. Ah, devo forse prima isolare l'emergenza. Sempre senza salvataggio. Allora, vado dritto a sinistra, ce l'ho lì davanti. Ah, è questa. Ah, non è una capsula d'emergenza. Minchia, sei stata velocissima a metterla tutta. Vi ricordo che l'alien sopravvive anche nello spazio, eh. Sia mai che gli mancasse qualcosa. Ma
tutti gli ingegneri sono così. Mountain Blade è uscito accesso anticipato, ma già completo quando uscirà, hanno detto circa un annetto. Però non hanno messo date precise. È il motivo per cui ho posticipato l'acquisto anche di quel gioco. È uscito a prezzo pieno praticamente, un piccolo sconto del 5-10% all'uscita per pochi giorni, con appunto nessuna data specifica per la fine dello sviluppo. Dicevano all'incirca un annetto. Per quanto abbia già tutta una serie di feature... E io non so ragazzi, mi sono un po' rotto il cazzo che ti chiedono un sacco di soldi per i giochi, perché sono AAA, allora costa 60 euro, e se non sono AAA te ne chiedono 40, 50, ti danno il gioco in accesso anticipato e lo finiremo quando sarà pronto. Sì, ma una volta Blizzard diceva sarà pronto quando sarà pronto, ma non ti chiedeva soldi in anticipo, ad esempio. Adesso sembra che devi fare da banca tu per i giochi, e io non ce li ho tutti questi soldi da spendere ogni volta. Fare cose troppo spaventose ora. Non è che le faccio io, Kate, le cose spaventose. Cambiati. Transizione. Ah, le buone vecchie transizioni. Ah, perfetto. Pronto? Pronto? Qualcuno mi sente? Ripley, sei tu? Sì, Wakes. Sono io. Figlio di puttana! Mi hai chiuso dentro! Hai spedito il laboratorio nello spazio! Non avevo scelta, nessuna scelta! Hai visto quella cosa? Hai visto cosa può fare? Dovevo allontanarla dalla stazione con ogni mezzo necessario! Potevi andare tu al posto mio, bastardo! Usando me come esca! Sacrificandomi! E ha funzionato, Ripley, ha proprio funzionato! Ci sono riuscito! L'ho espulsa sul gigante gassoso! La stazione è salva! Capisco, ma resta il fatto che sei stronzo e disumano. Sto tornando al dipartimento. Discuteremo lì i tuoi metodi. Passo e chiudo. Resta il fatto che sei stronzo e disumano, mi è piaciuto. Ce l'ho fatta, Ripley. L'ho spedito sulla gigante gassosa. Resta il fatto che sei stronzo e disumano. Ma figurati se ce l'abbiamo fatta. Quando mai? Ti ricordi quando Blizzard faceva bene il suo lavoro ed era considerata tra le produzioni più affidabili? No, non sono invecchiati bene. Ma non esiste più la Blizzard di una volta, penso, no? I vertici sono cambiati, molti negli studi negli anni sono cambiati, quindi penso che la Blizzard attuale non abbia proprio più niente a che spartire con la Blizzard di Warcraft 1, 2, 3, di quel giochino platform coi vichinghi che non so come si chiama e che non ho mai fatto. Ma visto l'epoca in cui è uscito non mi stupirei se si chiamasse solo Vichinghi. Starcraft 1 e 2, Brood War, no? L'espansione. Anche World of Warcraft, che non è un gioco che non mi è mai... Mi ispirava tanti anni fa, adesso non ci giocherei mai, però all'epoca fu un gioco innovativo. E... Blizzard di oggi è quella che ti annuncia l'uscita di... Diablo Immortal alla sua convention, al BlizzCon, convinta che wow, adesso gli diciamo che esce la versione su telefono di Diablo, saranno tutti contentissimi. C'è un distaccamento dal pubblico notevole, no? E poi Overwatch 2, che casualmente viene annunciato dopo il divorzio, la separazione da Bungie e Destiny, e casualmente Overwatch 2, vedi un po', rientra proprio in quel genere lì, alla Warframe, alla Destiny 2, no? Lo shooter looter MMO. Caso vuole. No, non è più la Blizzard di una volta. Magari sbaglio, magari questi ragionamenti non hanno senso, non so, però io ho questa convinzione. Il pompa. Mi hanno dato il fucile a pompa. Secondo voi questo cosa vorrà dire?
Io una mezza idea me la sono fatta. Ho 4 colpi poi. Addirittura 4 colpi. Io quasi quasi. Dico quasi quasi. Ritorno ai 22 del lanciafiamme. Non lo so in realtà. Cioè non muore col revolver. Non gli fai un cazzo col tonfa. Almeno non sono mai riuscito a colpirlo in realtà. Non so se il pompa. Looters will pay. Io ancora che primo spazio per saltare. Ci provo ma. Londra in epoca vichinga. Beh, non sarebbe neanche così grande in realtà. Non credo almeno. Sei più esperto tu di me sicuramente in questo. Punto di giunzione. Mi ci è voluto un po'. È staccato ora. Devo solo fissare la spranga di sicurezza. Raggiungimi quando hai fatto anche tu. Poi potremo andarcene da questo inferno. Oddio no. Sento rumori dappertutto. Sento cigolie. Sbrigati e basta, va bene? Mi segua, prego. Venga con me. Tu sei come lui, vero? Ah, bastava un colpo. Muori, basta. Basta. Chi sei? Sei quel trapper... non mi ricordo come si chiama. Roba per giovani. C'è qualcosa qui? Pristina qua, niente, salviamo. Dice che Blizzard si è adattata al mindset, alla società di ora. Il mindset di una volta era... Se, non, se, se rilego ad alta voce, solo perché poi il video va sul tubo e siccome non ho la chat a vista, se leggo stando zitto, chi poi lo vede non capisce un cazzo. Una volta dice era più per passione e non per profitto. C'è sempre stato il profitto in realtà, però il fatto è che una volta i costi di sviluppo dei videogiochi erano sensibilmente inferiori. E quindi ci si poteva prendere rischi differenti. Doom, tantissimi giochi, diciamo i capisaldi, i pilastri del mondo videoludico, sono stati sviluppati da team minuscoli, 1, 2, 3 persone, 4, poi sono diventati 10, 12, 15, poi sono diventati 200, 500, con dei costi enormi, perché non è solo fatto di stipendi, stipendiare due persone... in realtà no, perché quelle due persone magari lavoravano in un garage, vivevano assieme, magari erano studenti dell'università, che ne so, no? Quindi costi molto ridotti. 20 persone già sono 20 stipendi, sì, ma magari sono due uffici, quindi bollette, affitti, no? Cose di questo tipo, senza considerare le licenze di uso dei software, musica e quant'altro. Se inizia a diventare 100, 200, 500 persone... studi di sviluppo in tutto il mondo, è un po' come il calcio di oggi che non è il calcio di una volta, ci sono più soldi e cambiano tutta una serie di dinamiche. Quindi ho salvato, possiamo usare l'ascensore. Purtroppo è sempre colpa dei soldi in un modo o nell'altro. Non grazie a Wade. È uno stronzo figlio di puttana, lo è sempre stato. E testardo anche. Se mi avesse ascoltato, le cose non sarebbero precipitate così. Ma è finita ora. Mi dispiace, per prima ho fatto un casino con l'isolamento. Lascia stare. Mi hai fatto uscire alla fine. Ci vediamo al dipartimento. Sì, ti ha fatto uscire, ma un cazzone pure lui. Cioè, non un cazzone, ma è stato pirla. Minchia.
Forse è qua che dovrò usare un po' di equipaggiamenti finalmente. Penso che adesso ci siano tanti sintetici. Magari qualche essere umano. Ma l'alien non dovrebbe esserci. La musica non lascia presagire che ci sia l'alien. Infatti. Mi potrà sparare da qua? E non fatevi vedere, ormai vi ho visti. Cioè, voglio dire, anche voi. Come ci vado però, scusatemi? Questa l'altra volta l'avevamo potuto usare. No. Ripristina la corrente. Ma io non ho detto niente, veramente. Anche sti scontri qua non li capisco. Non capisco l'aggressività degli umani verso gli altri umani. Tutto bloccato. C'era una stanza della manutenzione. Sala impianti, ma di là. C'è anche un sintetico qua in giro. Tutto limite raggiunto. Quindi era questo il salvataggio che dicevi tu, Irel, prima. Non l'avevo visto. Cioè, ma capisci, qui che non serve ce ne sono due di salvataggi. No, aspetta. Sì, io non ho mica salvato... No. Vabbè, sono confuso. Dove... Oh. Dove devo andare? Questo è chiuso. No? Dice portello bloccato. Ari, ciao capro. Minchia. Ma non mi posso, non mi colpisco. Fuoco sul nemico! Qualcosa si sta muovendo lì fuori. Attenzione! Immaginavo, ma no, non li buttare. Li ha buttati tutti. Oh Cristo. Dove devo andare? È chiuso, è chiuso. Ma io non sono arrivato da quel... Non sono arrivato da lì con questa specie di ascensore qua. Non sono arrivato da qua. Sì, che si è aperto. Ah, ma non c'è. Mi sembra di aver visto un sintetico qua. Invece ho scambiato sta lampada per la testa del sintetico. Non capisco. Non sono sicuro che sia giusto, eh.
No, infatti non è qua. Cioè, sulla mappa si intravede una zona tipo di tunnel, no? Però non capisco l'accesso. No, poi è strano. Cioè, se hai l'obiettivo in una zona, non penso che devi fare il caricamento. Altrimenti l'obiettivo mi direbbe di andare qui in questa specie di ascensore. Dunque. Questo affare qua, però il portello è bloccato. Dice ripristinare la corrente. Magari ci sono dei pannelli, dei cavi, dei fusibili, qualcosa che non ho notato. Un pulsantone. Ho visto qualcosa laggiù. Mi aprite per favore? Ah, era qua che si attivava. Ah, ok. Ma sai che ho immaginato, perché c'è il cartellone pubblicitario di questo affarino qua sopra. Ah, ho immaginato che fosse la sua botolina. Però non riuscivo ad attivarlo, avevo fatto tutto il giro. Ma Matt, casualmente ne ho parlato poco tempo fa. Non so se qua in live. Mi sta sulle palle che ci sono delle linee guida, delle regole da seguire e poi ci sia un po' troppa tolleranza su cose che sono soft porn fondamentalmente. Quindi il discorso della pole dance, l'ASMR, il body painting. Se fosse per me, da persona adulta, tollererai tutto, basta che mi metti la maggiore età come disclaimer, no? Per certi contenuti. E io sarei a posto. Quello che mi dà fastidio è l'ipocrisia della cosa. Ah, certe cose non le puoi fare. Io non posso stare senza maglietta in live, ok? Non posso stare senza maglietta d'estate quando si schiatta di caldo. Non posso stare senza maglietta perché vado a violare le linee guida, no? Paolo Cannone l'anno scorso è stato bannato un giorno, l'estate scorsa, perché ha fatto una live senza maglietta. E poi ci sono le tizie che si dipingono le tette, o quelle che fanno appunto ASMR, che, cioè, non prendiamoci per il culo, una persona su 10 lo usa per rilassarsi, le altre 9 fanno ben altro, che è sempre rilassante, ma fanno altro, e cioè, mi dà fastidio l'ipocrisia che c'è dietro, semplicemente. Poi per il resto a me non crea particolari problemi, possono fare tutti quello che vogliono. Non capisco il senso di mettere delle regole se poi dopo puoi sempre svicolarle in qualche modo. Questa è proprio una roba che non capisco. Ripley, sto per rovinarti i piani. C'è qualcosa di strano negli androidi. Gli androidi sono strani da quando sono arrivata qui. No, stavolta è diverso. Hanno lasciato le proprie postazioni. Ne ho appena visti alcuni in una repubblica, non è normale. Ottimo. Fa attenzione. Fa attenzione. Stiamo facendo attenzione da quando è iniziato il gioco. Comunque, devo dire una cosa, va detta, il gioco è longevo. Questi giochi così, all'Outlast mi viene da dire sempre, di solito non sono particolarmente longevi, anche perché hanno un gameplay risicato, per cui se vai dritto alla meta
spesso scopri che appunto il mostro di turno non è poi così presente o riesci a fotterlo senza grossi problemi, quindi puoi anche rusharli molto rapidamente. Ah, se non trovo dell'etanolo nel lunch bar, poi ci rimango male però. Niente, niente alcol alimentare. Che poi etanolo è una bottiglia di whisky. Comunque. Limite pezzi raggiunto. Vabbè, cosa vuoi che crafti? Cioè, facciamo l'MP, non posso. Ed è l'unica che mi servirebbe ora. Un tubo bomba. Dice che li uccide i sintetici. Sentiamo. Sono arrivata qui qualche mese fa per scrivere del crollo di un sogno, di un futuro ormai in rovina. Per me le persone qui erano nient'altro che note a piedi pagina per il mio articolo. Qualcosa che avrebbe di certo toccato le corde del cuore. Quando sono iniziate le sparizioni, poi ero emozionatissima. Si trattava di qualcosa di grosso. Ma ora la gente è spaventata. E i guasti alle comunicazioni ci hanno isolato. Sono in trappola qui, come tutti gli altri. Un'altra nota a piedi pagina. Un'altra vittima. Guarda, Matt, è un argomento onestamente che non mi va neanche troppo di parlarne. Perché è come la TV, cioè i servizi di streaming come Twitch, le piattaforme come Twitch diventeranno sempre più simili alla TV in quanto a trash, come contenuti trash. E come funziona la TV? Funziona che se la presentatrice è donna deve fargli vedere lo stacco di gambe lunghissime o cose del genere, per cui capisco che una live di cucina gestita da una ragazza finisce per essere una roba in cui c'hai leggings straderenti e si gira spesso di spalle o si china a raccogliere cose. Se quel tizio li ha definiti clown è la sua opinione. Io tollero semplicemente, alcune cose le trovo di cattivo gusto, però in generale non me ne frega un cazzo, facciano quello che vogliono. Ti ripeto, l'unica cosa che mi dà fastidio è l'ipocrisia dietro ai regolamenti. Ci sono delle regole, ma poi si trova sempre il modo di svicolarle, e quello è fastidioso, soprattutto per uno che almeno ci ha provato per un bel po' di tempo a rispettare le norme, quando nel frattempo su YouTube che sta succedendo? C'erano serie come Il King delle Bestemmie, che ha fatto guadagnare un sacco di soldi a determinate persone. A determinate persone, in questo caso una. Poi non lo so, magari gliel'hanno demonetizzato. Comunque gli ha fatto fare tanti numeri e in conseguenza tanti soldi su altri video, per cui gli ha fatto far soldi, punto. D'altra parte sono tutte cose che hanno un grosso seguito, per cui se piacciono, piacciono. Sarebbe stupido proibirle. Sento uno gridare. Lo sto colpendo? Non posso aver finito i colpi. Ci sono i colpi dentro. Ci sono i colpi dentro. Vabbè, uccidimi. Ah, ci sono i bossoli dentro. Come funziona il revolver? Che spari e rimane dentro l'involucro? Non sono molto esperto di armi da fuoco.
Matt, bisognerebbe rimanere sul discorso del non mancare di rispetto, semplicemente. Se riesci a non mancare di rispetto a nessuno, che è difficile di sti tempi, perché anche soltanto dire ciccione potrebbe essere preso come un'offesa. Non lo so. Perché lo stato di allarme è cambiato? Cazzo, non lo so! Sto cercando di contattare Samuels. Forse lui sa che diavolo sta facendo Apollo. Provarci almeno, insomma. Premiamo E 750 volte. A posto. Allora, fanculo tutti quanti. Ah, esplode così a contatto. Cosa? Non attaccare gli alleati o i civili. Ma mo sono alleati e civili. Un attimo prima mi sparavano, mo sono alleati e civili. Oh, Gesù, non ci posso credere. Sto gioco non lo sopporto più. Mo sono alleati e civili. Io pensavo fossero gli stessi col casco che mi sparavano al di là della grata. Guarda caso, adesso che ci sono i sintetici che potrei spazzare via con una bomba sola, quelli sono civili innocenti. Cioè, il non uccidere civili mi mancava, veramente. Mi mancava. Wiz, sono Ridley. Che sta succedendo agli androidi? Non lo so. Perché lo stato di allarme è cambiato? Cazzo, non lo so. Sto cercando di contattare Samuels. Forse lui sa che diavolo sta facendo Apollo. Quindi, con revolver faccio fuori troppi colpi. Del pompa c'è un colpo solo. L'esplosivo non lo posso usare, devo usare l'MP per forza. Se uso l'MP e i civili che sopravvivono mi sparano, disinstallo. Non ne posso più. Quindi i civili sono sti coglionazzi che corrono a destra e a sinistra, mentre i cattivi sono i tizi col casco. Raga, ma voi che voto dareste a sto gioco da 1 a 10, obiettivamente? Io sono partito che gli avrei dato un 7,5-8, ma minchia sta scendendo rapidamente, siamo a 4 probabilmente in questo momento. Wait, sono Ripley. Che sta succedendo agli androidi? Cioè, ma morissi perché il gioco è difficile, muoio perché il gioco non ti dice le cose, non succedono robe strane. Forse lui sa che diavolo sta facendo Apollo. Non è iniziato male, ma più andiamo avanti, veramente peggio è. È incredibile. Sembra che più si impegnano per rendere stimolante e divertente il gameplay, più faccia schifo. Oh, i film meritano un po' tutti, sono un po' molto diversi l'uno dall'altro perché non ci sono gli stessi registi dietro, ma meritano. Allora, aspettiamo che questi attacchino. Facciamo semplicemente quelli che si levano dai coglioni.
Non ci credo. Questo, scusami, c'è scritto alla galleria atrio inferiore. Dove lì c'è una saracinesca, ma non è qua dietro di me, non c'è un cazzo. Madonna, che spavento. Ma no, non posso saltare, quindi... Muoiono o no? Si riattivano, cioè la granata MP costa l'ira di Dio e questi bastardi si riattivano. E questo mi spara. A me spara, capito? Ci sono i sintetici qua. Non è inutile che premo E, mo lo rifacciamo. Cioè, la granata MP costa un fottio di risorse e li disabilita solo temporaneamente. Il tonfa pure, e le batterie ce ne sono pochissime. Avessi capito almeno dove andare. Cioè, io sono andato dritto di là e era chiuso. E poi è spuntato uno con la pistola da lì. Mo devo rifare di nuovo. Devo entrare nel sottopassaggio, andare di là, premere la E 200 volte. È una barzelletta sto gioco. Cioè, sta diventando una barzelletta, veramente. Wait, sono Ripley. Che sta succedendo agli androidi? Non lo so. Perché lo stato di allarme è cambiato? Non lo so, cazzo. Non lo so. Sto cercando di contattare Samuels. Forse lui sa che diavolo sta facendo Apollo. Può darsi, Rel. Considerando che però ci vogliono 4-5 colpi di revolver per ucciderli, o uno di pompa in testa bruciapelo, non so con piede di porco quanto ci può volere. No, la cosa migliore sarebbe doggiarli, ma non riesco a capire dove devo andare. Se non altro ora so dove non posso andare, è già qualcosa. Solo che se esco troppo presto il tizio con l'elmetto mi spara. Quindi devo aspettare che... Cazzo. Ma dove sono i sintetici mo? Oh. Mi ha preso, cazzo. Il tizio di prima. Ah, ma si aprono sti affari. Ma io, ma... Non capisco che sta succedendo. Non stanno solo reagendo alle intrusioni. È come se stessero cacciando. Chi? Tutti e nessuno. Che? Occhi aperti. Merda. Adesso sparano tutti a me. Non devono scappare. Ecco.
Oh, abbiamo i sintetici che si stanno comportando da predatori. Poi a capire perché. La musica è assurdamente carica, nonostante abbia ucciso gli unici due sintetici che ci sono qua in zona. Ma come non detto, sto zitto, la prossima volta dico più cazzo. Ah, non ho lottato i sintetici, mi sa. Continuo a non capire dove devo andare, perché le porte non sono porte. Quindi... Ah, ma ci sono andato davanti prima, non si è aperta. Questa musica mi sta distruggendo i timpani, poi. Allora, a sinistra. Non si apre. Oh, ma è altissima, ma cazzo. Ma c'è una roba che hanno fatto bene? Uguale a prima, cioè. Poi non è che come nei giochi buoni ti mettono volume e musica. Ah no, effetti sonori e filmati. Speriamo che i dialoghi siano inclusi. Cazzo, quando sembra che sia al massimo, continua a salire, a salire, a salire. Non sta succedendo niente. Signore, dove cazzo? Medusa Inc. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. C'è gente che mi spara. Oh, finalmente è finita la musica. Minchia, non la sopportavo più. Waits, ci sono delle porte di sicurezza lungo la strada. Puoi aprirle? Waits! Bastardi, bastardi assassini, lasciateli in pace, state giù! Non è meglio andarsi qui. Bastardi! Waits ha avuto quello che si meritava. Waits! Trova un passaggio alternativo. Matt, non lo so, io sono uscito giusto lunedì per andare al lavoro, per sistemare due cose e basta, quindi non ti so dire. Vedo che c'è più gente che passeggia nel campo lì davanti a casa, c'è un sentiero che porta nel bosco, però... Allarme di contenimento dei rischi, Sebastian lanciato a Omega. Non ti so dire, sono uscito troppo poco. E continuerò a uscire poco, per i prossimi 15 giorni, voglio vedere come va. Escano altri a far da cavie. Io non mi fido. Ero indeciso su che arma usare, però è troppo corazzato questo.
Ah, paura di beccare il Covid. Sì, ma non solo per me. Cioè, io quando vado di là abbiamo l'ufficio, sì, ma c'è anche mio nonno che ha 93 anni, mio fratello che ne ha 10, cioè non. Non voglio rischiare né per me né per i miei parenti prossimi. Anzi, mi piacerebbe fare il test sierologico perché io lo scorso novembre sono stato 3 settimane con una bronchite molto forte e nella mia zona ci sono stati tanti casi di bronchiti e polmoniti. E se tanto mi dà tanto, magari io l'ho anche già fatto. Sì, ma le porte di sto posto, cioè è un fottuto labirinto perché la mappa non te le segna. E gli vai, finché non gli vai davanti non capisci se si aprono. Ho preso tutte le mappe che c'erano in giro, mortacci loro, non mi segnano niente. Qua, c'ho il salvataggio davanti e non me lo segna sulla mappa. Aspetto il vaccino, ma secondo me ci siamo riaperti un po' troppo presto, quindi voglio vedere cosa succede nei prossimi 15 giorni. Nessuno deve sapere che siamo in contatto con Marlo e l'Anisidora. Tornerò quando ti sarai ripreso. Poi non è che ci siamo aperti, non è solo il fatto di esserci aperti presto, è che la gente ha percepito questa fase 2 come un ah, che bello, adesso possiamo fare il cazzo che ci pare, ma non è così. Devi ancora uscire con l'autocertificazione, devi uscire solo con una motivazione valida, che poi può essere anche solo lo sport e andare a fare una corsa, ok, ma mi sembra un incentivo stupido, soprattutto in un periodo in cui iniziano un sacco di belle giornate, inizia a far veramente caldo. Cioè, no, d'altra parte non puoi nemmeno tenere la gente rinchiusa per sempre. Però, non so. Mi fa strano il fatto che 2 mesi, 2 mesi e mezzo fa avevamo tot numeri e abbiamo chiuso tutto. Adesso che abbiamo molti più numeri di prima, apriamo. Con dei controlli in più, sì, però. I commercianti possono pure aprire, ma non è che ci sarà un via vai di gente che va nei negozi in questo periodo. Qualcuno ci andrà, ma inviperiti o no, la situazione è questa. Non è che a me vada molto meglio con l'attività, eh. Sai quante fatture ho fatto il mese scorso? Zero. Si è chiuso il gioco. Ho premuto Q. Ci sono ancora? Sì, sono online. Si è scollegato Steam, non so perché. Ho voglia di fare la stealth.
cazzo è la scala? Ma io non sono sceso. Ah no. Volevo usare il tonfa, ma non me ne sono reso conto e ho rimesso il fucile a pompa. Spavento. Dove c'è la scritta keep out, robe del genere, non si apre. Ma qui dove c'è la galleria atrio inferiore non c'è un cazzo, avevamo visto. Questo non si apre. Ah, il piano di sotto. Ma è tutto chiuso. Qua è chiuso, qua è chiuso. Questo c'è una pistola, o sbaglio? No, perché devo stare attento, perché se è armato, ok. Se non è armato, o lo uccido, è un civile e io sono uno stronzo. No, non è armato. Bene, qua è chiuso, ok. E qua pure, qui dove eravamo all'inizio. Ciao Vere. Oh, non capisco. Trova un passaggio alternativo. Non avevo mai cliccato qua. Ah, sono i badge questi. A vedere, non so dove devo andare. Sto provando a capire. No, rilento no, in realtà, anzi, anche stasera siamo andati abbastanza spediti, senza particolari intoppi. È un po' strano sto livello, perché non si capisce quali sono le porte, quali si aprono, quali no. Cioè, quelle che si aprono sono quelle senza le scritte con lo spray, in teoria, da quello l'unica cosa che ho capito. Non si aprono più queste. Ma boh. Mi sto ricredendo molto sul titolo, veramente. Di Alien, ah, giusto l'Alien. Giusto quello. La musica, boh.
Cioè, lo vedi che devi camminare fino alla porta per capire, poi è chiusa e niente, quindi ritorno indietro. Che palle! Dici che c'è un oggetto. Un badge. Ok, buono. Non me ne frega un cazzo. Questo era proprio l'inizio. E soprattutto qua non riuscivo a uscire perché non capivo che questa porta si potesse aprire. Cioè è identica in tutto e per tutta questa, ma quella si apre, questa no. Uno come cazzo fa a capire? Perché ha le luci accese? Niente, qua... qua c'era l'incendio, lì dove sono arrivato. Qua non si apre. Sì, ma sarà una cazzata che devo fare. Come al solito, un pulsante da aprire, da premere. C'è un altro... Da dove sei uscito tu esattamente? Un caricatore intero in testa ci vuole. Né più né meno. Era questo o era questo? No, era quello. Ma da dove è uscito questo qua? È arrivato da qui magari? Sono già passato, sto girando in tondo come un pirla, non so dove andare. Questo non si apre. Questa ripristina la corrente. Non mi ricordo come si chiama, avere. È una Corsair, ma non mi ricordo il nome del modello. Meccanica, con la luce RGB, insomma. Classica tamarrata da gamer. No, non capisco. Sono di nuovo alla porta... Torniamo su, vediamo se... Se riesco a ritornare al salvattaggio. Di vicino nel dipartimento dell'ufficiale, le nostre forze dell'ordine garantiscono la sicurezza della stazione. Ma come è chiuso? Oh Gesù Cristo. Il fondatore della Sixor Corporation ospitano i lavoratori e le famiglie di Sebastian. Di qua. Abbiamo il salvataggio, risalvo, anche se ho sprecato colpi. Sprecato, mi sono tolto alle balle un altro androide. Allora, probabilmente si procede da qua. Qui dentro però non c'è niente. Questo non l'avevo visto. Guardati.
qua la storia qual era? Che anche qua non si apriva un cazzo. Qua non si apre, non c'è corrente. Qua è barricato. Questo l'ho steso. Questa è chiusa. Cos'è Ready or Not, Matt? Un gioco? Forse qua? Mi sa che abbiamo trovato la strada. Non l'avevo vista prima. Guardate, io faccio così, mi giro di spalle. Che gioco del cazzo. Che gioco del cazzo. Che gioco del cazzo. Di SWAT 4. L'ultimo SWAT che ho giocato. No, mi sa che no, mi sto confondendo con Rainbow Six Vegas. Che è simile in realtà. No, Irel, però è la banalità del trigger che mi fa venire i brividi. Cioè, si triggera quando tu gli dai le spalle, ed è una roba... Non è che ti avvicini per luttarlo o cambia ogni tanto animazione, no. Lo guardi, gli dai le spalle e lui ti attacca. Una tristezza incredibile. C'è un problema di sicurezza. Ogni volta che iniziano il loro giro di pulizie, gli inservienti, quelli robotici, c'è il rischio che facciano entrare quella cosa. Così come siamo entrati noi. Oh mio Dio. Pagina su, pagina giù. Ok. Sono accampata qui fuori nel centro commerciale da 24 ore, credo. La gente qui ha paura, ma tutti credono ancora che l'ufficiale Waits sia in grado di uccidere quella bestia. Hanno dimenticato gli altri pericoli, hanno dimenticato loro stessi. Ora tutti sono contro tutti, per il cibo, per l'acqua. Non posso restare qui. Non traspare molto questa sensazione che stiano combattendo fra loro per le risorse. Non... Cioè, la senti negli audio, la leggi nelle mail, ma non la vedi coi tuoi occhi... più di tanto nelle scene e quando ci sono i civili in giro. Poi il fatto che in quest'area non ci sia l'alien, che sono sicuro che tornerà perché è impossibile che l'abbiamo intrappolato, toglie ulteriore tensione. Anzi, la toglie, la elimina completamente. E il gioco diventa un walking simulator con qualche occasionale sezione da shooter, ma poca roba. Ma c'è molta più ispirazione in certi giochi indie super modesti con RPG Maker o simili. Che in questo gioco qua, che parte con una licenza mostruosa in tutti i sensi, una licenza veramente mostruosa, ma non riesce a sfruttarla come si deve. Oh, ho fatto il giro, finalmente? No, non so se era... No, non era questo quel posto che c'ho in mente io, però...
Dovrebbe essere giusto comunque. Non lo so dove cazzo siamo sbucati nella stessa stanza di prima, ma da un'altra parte. Abbiamo fatto il giro qua. Due coglioni, come ci vado qua? Ah, ok che un po' sto ripassando negli stessi posti, ma ho sbloccato un sacco di cose. Sono passato anche in zone nuove. Questo l'avrò già lottato. Ma forse l'ho lottato un attimo fa, non ci capisco più niente. Mi sono fuso completamente. E non è neanche mezzanotte, mi sembra di essere qua a giocare da ore e ore, ragazzi. Cioè, ma... vado su, no, ho sbagliato tasto. Forse devo andare da quel lato lì, ma sotto. C'è un condotto. Forse ci abbiamo... Ah, ma... No, il condotto era dietro il tizio che ho triggerato prima. Ma no, è lui. Non l'ho luttato. Scusatemi, non l'avevo neanche luttato. Sto veramente rincoglionendo. Questo per forza, perché porta nella direzione giusta. Che giro del cazzo. Guarda, quasi quasi mi viene da dire meno male che non c'era l'alieno qua, perché sennò diventava un parto veramente. Comunque adesso tornerà, da un momento all'altro, ma aspetto che ritorna. Una cutscene, un dialogo, qualcosa, e ritorna. Dovremmo parlare di quello che è successo a San Cristobal. Ok, era un lavoro sporco e capisco che tu abbia voluto farlo nel modo più rapido e silenzioso possibile. Ma voglio solo assicurarmi che tu non abbia preso decisioni affrettate. Vorrei catturare quell'esemplare senza ucciderlo. Aspetta. Se giochiamo d'astuzia... Torcer Plasma, scatola nera dell'USCSS Nostromo di proprietà della Weyland Yutani. Stai invecchiando, Waits, non puoi fare questo lavoro per sempre. Che farai quando Sebastopol sarà chiusa? Hai il mio numero. Ransom, passo e chiudo. Waits, sono Lingard. Ho appena esaminato una paziente con... Ogni volta che trovano sto alien ci vogliono far su soldi, incredibile. Una specie di parassita di tipo sconosciuto. Ho controllato velocemente il nome che mi hanno fornito e non risulta registrato a Sebastopol. Credo sia salita a bordo di recente. Ne sai qualcosa? Non so cosa stiano facendo Sinclair e i suoi uomini, ma questo doveva essere rilevato durante la quarantena. Chissà che altro avranno fatto entrare. La paziente mi sta aspettando con il suo capitano nel mio studio. Vieni qui subito. Ma no, non lo faccio, non servono un cazzo le granate MP, abbiamo visto che sono inutili. Come descrizione cosa dice? Disabilita temporaneamente sintetici. In modo da disattivare un dispositivo di prossimità. Le telecamere, cosa sono i dispositivi di prossimità in sto gioco? Cassa acustica... Facciamo una fumogena. Che non ho mai usato. Vabbè, questa è una prigione, una cella. Di là però ci sono, vedi, un po' di oggettini,
cartucce per il fucile, ecco, in particolare questo vale oro. Mi preoccupa il fatto che io non ho ancora preso la torcia ioni, quindi è una cosa extra. Per quanto ne so, magari è una roba che sblocchi dopo la prima run, così se vuoi rigiocare puoi lottare di più, potrebbe anche essere. Oppure per trovare tutti i badge, o me la sono persa e non è indispensabile per proseguire, o semplicemente me la daranno dopo. Però ho già visto dall'inizio del gioco un sacco di porte che richiedono la torcia ioni. Qua ho visto. È Riccardo questo? Ripley, sono tutti morti. Gli androidi li hanno massacrati. Perché? Ma che... Non lo so, ma credo che Samuels lo sappia. Samuels? Perché? Waits l'ha mandato da Apollo. Devo trovarlo. Hai visto Taylor o Marlowe? No, no. Non sono qui. Ok. Riccardo. Riccardo, se vado a cercare Samuels, puoi restare qui. Mi servono occhi e orecchie. Non ci resto qui. No. Riccardo, ho bisogno che tu lo faccia. Puoi presidiare la stazione e coprirmi? Riccardo! Resta qui. Chiudi i portelli e non far entrare nessuno. Guidami. Tornerò a prenderti. Rilasciata a causa di una violazione della sicurezza sulla stazione. Bene. Quest'altra è andata fuori di testa. Risalviamo a sto punto. Ho trovato... un colpo di fucile. Abbiamo fatto il dialogo. Non mi ricordo dov'è il salvataggio. Qua. Se no dobbiamo risentirci il melodramma di Riccardo. Sono tutti morti. Stanno morendo tutti dall'inizio del gioco. Anzi, erano già morti prima che iniziasse. Ma qui ci siamo già stati in passato? Sì. Però volendo possiamo... No, no, di qua col cazzo che ci ritorno. Chiuso. No, devo andare in giù ed è chiuso? Che due palle! Io di qua devo andare. No, dai, che due coglioni. Che cos'era? Non dovrebbe trovarsi qui. Questo si apre, dimmi che si apre. Casino ora. Meglio salvare perché devo chiamare la navetta. Sembra che abbiamo un problema. C'è qualcuno? Allora, dovrebbero essere tre. Se sono fortunato, solo due perché uno l'ho lasciato indietro. No, non sto scappando, sto facendo un giro. Qui manca l'ascensore perché io vedo le luci. Sta mettendo alla prova la mia pazienza. Non ha permesso in questa struttura. Rispetta gli altri passeggeri. Non lasciare di più in giro. Sì. Questo
gioco avrà 3 anni forse, 2016, 2017, una roba del genere. Minchia. Riccardo, devi concentrarti. Sei tu al comando. Al comando? Al comando di cosa? Di una stanza piena di morti, è un casino. Concentrati, Riccardo. Se Samuels riuscirà a comunicare con Apollo, gli androidi si ritireranno e sarà tutto finito. Brava Samuel. Prendi l'ascensore per la Sixon Synthetics. Che due palle, ma è tutto backtracking. Ci sarà qualche sintetico, qualche umano. Ovviamente la strada più breve sarà... No, ok, giusto, perché la so, la torcia al plasma, anche potenziata. Devo andare di qua, però già che ci siamo magari troviamo qualcosa di buono. C'è un altro ascensore, dove porta questo? Al piano di primo intervento. Colonial Pigs. Questa roba per... Ripley mi ha chiesto di registrare un rapporto riguardo ciò che è successo al cordone ombelicale mentre ci stavamo agganciando alla raffineria. Ecco che è successo. Black box data extraction. Abbiamo tenuto in piedi questo posto solo con le nostre forze. Con i milioni di tonnellate di minerale che trasportiamo è ovvio aspettarsi che qua giù con noi ci sia qualcuno che guadagna bene. Per controllare quello che ci serve... Volete uscire dal sistema nel momento prestabilito, la prossima volta? Tirate il nostro amo in secco per un mese. Aspettate finché non abbiamo finito e ci pagate quello che ci spetta. Parker, passo e chiudo. Un messaggio da un estratto dalla scatola nera della Nostromo, però mi sembra un po' pochino come, diciamo, extra reward per essere tornato qua. Scusate se apro spesso la mappa, ma io veramente non mi oriento molto bene. A parte il fatto che è un fottuto labirinto. Cioè, anche qui, dall'ultimo trasporto che abbiamo preso, cosa è successo? Niente. Niente, io già sono entrato in una stanza in più, abbiamo sentito sta registrazione, se no ci mettevamo un minuto meno. Com'è morto male questo? Ripley, ah, è scattato l'allarme di sicurezza nei questa è una citazione. Gli ascensori sono fuori uso.
Sembra che i sintetici della Sixon non apprezzino molto che un modello Wayland Yutani se ne vada in giro. Come faccio a salire? Dovrai arrampicarti, c'è un condotto di servizio che attraversa la tromba dell'ascensore lì da qualche parte. Questa è una citazione del primo Alien, perché c'è l'androide che c'è nel primo Alien, cerca di uccidere, non mi ricordo se Ripley o qualcun altro, con una rivista rotolata che cerca di spingergli in bocca, però mi pare, no, non ci riesce. Otto, tre, otto, due. Io non li leggo perché non mi interessano, però li faccio scorrere se qualcuno poi quando lo rivedrà su YouTube vuole leggere. Mi pare. Cosariamo di prezioso, pezzi di metallo e un tunnel. Arrampicati nella tromba dell'ascensore era l'obiettivo, direi che ci siamo. Minchia. Sono contento di dover fare sto pezzo senza Alien, veramente. Snake Eater. Best musica di accompagnamento durante scalata a Pioli. Dai, qua tutto. Perdonate, il volume era altissimo. L'ho alzato prima per sentire meglio la registrazione. Degna figlia di sua madre questa qua. Figurati se mi serve. Cosa che mi stupisce è che fino ad ora non ho mai incontrato l'alien nei condotti di ventilazione. È come se ci fossero dei condotti per il giocatore e dei condotti per l'alien. Ed è strano. Perché soprattutto questi condotti con questa chiusura, diciamo, radiale, sono proprio caratteristici del primo film. C'erano appunto degli scontri con l'alien e lanciafiamme. Questo lo so che mi attacca, ma io cosa devo fare? Forse solo qua. Sì, dalle spalle. La stavo cercando. Che gioco di merda, dai. Obiettivamente. Ira, hai avuto la tua risposta. Alla fine sono riuscito a fare il test che volevi. E abbiamo capito che è un gioco di merda. Riccardo, sono qui. Sembra il posto in cui i sintetici vanno a morire. Sembra il posto in cui i sintetici vanno a morire? Che cazzo sono, degli elefanti? Pessimo, veramente. Cioè... vai, è telefonata, lo sai che si rialzerà, cerchi di colpirlo, niente, ti giri e ti prende. Sempre, quando ti giri esattamente di spalle si triggera, incredibile.
Sembra veramente una feature sviluppata da uno che è alle prese col suo primo, col primo videogame della sua carriera. E se il mondo fosse giusto, dovrebbe essere anche l'ultimo videogioco della sua carriera. Quindi qua cercano di spaventarci con questi... Sì, magari qualche jumpscare ci può stare. Uno l'ho visto che si muoveva. Sto premendo a Johnny. Oh, ragazzi. Dice premi A. Ah, io premo D. Eppure sbagliato. Non ho più parole, veramente. Ma come ha fatto a morirne così tanti? Premi A di nuovo, no? Devo premere D. Livello rischio di contenimento Omega. Ci auguriamo che ti unisca a noi per quei cose che fa qui. Questo è brutto. Non faccio in tempo. Esci. Questo allarme non è autorizzato. Smetta di interferire. Dormire nient'altro. Boh, ti ho risparmiato la fatica di venire qua a morire. Sei già qua. Meno male che ho trovato quel colpo prima. I razzi, cioè, ne ho usato uno all'inizio del gioco nel tutorial, poi non ne ho più usato uno. Va bene, quindi io ho usato un colpo di fucile a pompa per aprire un affare in cui ci sono dentro due razzi, no, un razzo, un componente B e del metallo. Adesso, perché siccome è randomico, magari ricarico e escono le munizioni del lanciafiamme, no? Sarò pesante, ragazzi. Mi rendo conto che sono un criticone, però, cazzo. A prezzo pieno lo vendono a 40 euro sto gioco, eh. Un gioco che in saldo te lo mettono a 1,85€, hanno poi il coraggio di rimetterlo a 40 euro. Ci sia mai che qualche pirla non lo conosce, lo compra. In realtà recensioni abbastanza decenti, eh. Qui è Ransom, dirigente della Sixon. Mi sono appena svegliato e ho trovato un androide Z nella mia stanza. Quando ho chiesto che diavolo stesse facendo, mi ha assalito. Ho dovuto lasciare il mio appartamento, cazzo! Mandate i tecnici migliori al centro Apollo e scoprite che cazzo sta succedendo, subito! Tenete quei cosi sotto controllo. Voglio un rapporto al più presto. Questo è quello del lanciafiamme, sì. Si è buggato su. Il portello è saltato in aria. Non posso avvicinarmi. Io non so neanche cosa sto facendo, cioè vedo un arnese e interagisco. Trappola. Qualcuno ci ha chiusi fuori. Attiva subito la navetta per Apollo. Navetta per Apollo riservata ai dirigenti e ai sintetici della Sixon. Bene, stabilirò una comunicazione diretta con Apollo. Livello di rischio di biocontenimento Omega. Tutti i permessi annullati.
Non ho tempo per questo. È un sintetico anche lui, lo sapevo. Lo sapevo, cazzo. Forse no, l'avevano detto, è un sintetico della Weyland Yutani, quindi più figo rispetto a questi qua della Sixon. Se non sbaglio ha un po' le fattezze e i capelli del... No, in realtà assomiglia al tizio che viene contagiato dall'alien del primo film, non all'androide. Il potere dei capelli, sì. E non ha il malus delle grinze sul collo. Che fai, dormi? No, mi sa di no. Cosa c'è scritto qua? Ah, manuale utente, ok. Ma spero non si attivino tutti questi qua, perché sono un po' troppi. Credo di no, perché minchia, 8, cioè anche avessi il sacco di munizioni, se ne attiverà qualcuno magari. Ah, bene. Cerca di uscire dallo showroom dei sintetici. È tutto così il gioco, eh? Cerca un modo alternativo per, cerca di, chiudi questo, disattiva quello, spegni questo. Ma io sono arrivato da qua, no? Perché da qui ho visto, ok, quindi devo trovare un modo qua. Sono fottutamente intangibili. Non lo so. Noi siamo entrati qui. Qui abbiamo assistito al pestaggio androide contro androide. Siamo andati qua, non c'erano altre uscite, non mi pare. Siamo finiti qua, showroom dei sintetici. Obiettivo, cerca di uscire dallo showroom dei sintetici. Quindi ricontrollo il computer. I capelli troppo lunghi mi si infilano negli occhi. Aspetta. Ah, appunto. Susan Arch, direttore delle relazioni con gli androidi. Direttore delle relazioni con gli androidi. Appena infine mi riferisco in comparazione al nome dell'androide, non avrei a che fare con tutta questa gente scomparsa. Voglio che tu vada nello showroom e ti chiuda dentro, c'è un pulsante per l'isolamento vicino alla mia scrivania. No, ho sbagliato tasto. C'è un pulsante per l'isolamento vicino alla mia scrivania. Vabbè, leggiamo tutto.
Sarò perso qualcosa. Hai visto? Ti chiudo dentro, c'è un pulsante vicino a me. Non preoccuparti, loro sono solo dall'esposizione. Aspettami lì, solo questo. Devo premere ESC per uscire, ma devo premere Q. Allora, c'è un pulsante per l'isolamento vicino alla mia scrivania, dice. No, lui ha detto alla sua ragazza, questa qua gli fa, vai nello showroom, chiuditi dentro. C'è un pulsante per chiudere tutto. Quindi è vicino alla sua scrivania, dove può essere. Io non lo so. Mi dispiace, ragazzi. Non riesco. Non lo so. Non lo so. Accetto consigli. Ma anche spoiler. Cioè, ditemi dov'è se lo sapete. Non lo so. Cioè, vuol dire, se ha la tua tipa, no? Dici che si deve. Batterie per la torcia. Le famose batterie Samani. Vicino alla mia scrivania. Lei non ha un appuntamento. Sono ecco, lei non ha un appuntamento. Non male, sono solo da esposizione. Questa non me l'aspettavo. Titti, tranquillo, non c'è freddo. Ah, a posto. M'hanno aperto, seriamente? Comodo questo deviazione gas che fa esplodere le pareti e crea gettate di fuoco. Ognuno dovrebbe averlo in casa propria. Istruzioni aggiornate di cosa? È uscito fuori, istruzioni aggiornate, guardale nel tuo inventario. In che senso? Quali istruzioni? Una granata MP già pronta. Beh, Molotov. Qui o torna l'alien e dobbiamo ucciderlo, o ci arriva una scarica di sintetici da far paura. Oppure era l'alternativa shooter per bloccarli anziché usare il cablaggio, ma no. Suzanne mi sa che ha fatto una brutta fine, Johnny.
Oh cazzo. Vi ho dato fuoco per che cosa? Cioè... Silenzio. Merda. Non l'ho preso bene. Ma scusate. Ma gli abbiamo dato fuoco apposta e poi gli devo uccidere così. Cos'è servito quella roba lì? Forse allora avranno una tessera d'accesso. Cos'è servito dargli fuoco se gli ho dovuto uccidere comunque? Tessera d'accesso. Ok, devo cercarla? Sarà d'accesso. Uno di loro aveva un androide dello showroom, aveva la tessera d'accesso. Ha perfettamente senso. No, devo premere D, non A. Madonna, oh. In effetti dovrei staccare anch'io. Ma vabbè, ci sarà un salvataggio adesso. Immagino. E invece no. Altra merda su questa stazione di merda. E quindi? Sarà una sc... ecco. Evitare sti getti di vapore, immagino. Non è vapore, cos'è che è? Refrigerante, forse.
non esce più da qua. Praticamente questo gioco è un premier per finire il gioco. Premier per saltare. Premi freccia su per salire, no? No, quello automatico, sia mai che faccio troppo. Spending, dalla sala preparazione androidi. Abbiamo un problema. Ci sono stati scontri con i sintetici alla stazione. Ho appena ricevuto notizia di un androide con trauma cranico, ma è ricoperto di sangue. Sangue umano. Ho avvisato gli ufficiali coloniali. La mia segretaria è in un posto sicuro e io mi sto dirigendo alla navetta. Cercherò per un androide Z a consultare Apollo. Magari sa di chi cazzo è la colpa di tutto questo. Va bene, dai, salviamo e ci salutiamo, ragazzi. E da quando non c'è più l'alien, nonostante fosse un po' spammino, che appariva sempre dappertutto, almeno metteva un po' d'ansia. Senza l'alien è proprio... tornerà, per forza che torna. Però ho passato le ultime due ore senza l'alien, già mi manca. Niente, esce dal gioco. Oggi il gioco ha dimostrato di essere piuttosto pessimo. E niente, ormai lo finiamo. Mi dice tempo di gioco 13 ore. Penso che ci siano ancora diverse ore di gioco, perché sul sito How Long to Beat, che segna la longevità media dei titoli per la run da completista, quella average, eccetera, dava fra le 20 e le 24 ore, mi pare, di tempo per completarlo. Mi pare 20 ore quella average normale e 24 quella completista. Quindi, niente. Potrebbe esserci ancora 7-8 ore di gioco, non lo so. Mi sembra un po' assurdo, 7-8 ore mi sembrano tante, però... può darsi. Ho fatto il 60% degli achievement per adesso, 30 su 50 senza fare nulla di particolare. E poi in realtà ho preso anche un DLC che però dicono che dura veramente poco, il DLC con Ripley, la madre di Amanda, però quella protagonista del primo film, quella interpretata da, come si chiama, Sigourney Weaver. Quindi faremo anche quello probabilmente. Detto questo, vi saluto ragazzi, buonanotte, ci riaggiorniamo a venerdì 20:30 o poco più tardi. Buonanotte.